Ecco a voi l'album fotografico dei signori Carota. Enrico che dorme sulla cartina, una cosa piuttosto insolita. Il lago di Livigno. Con le sue verdi acque. I signori Carota stanno andando in bici alla Valle Alpisella. Enrico con lo sfondo del lago. Da qui partono numerosi sentieri, fra quali quello che porta alle sorgenti dell'Adda. Enrico e papà sdraiati. Serena. Enrico e Serena sul lago di Livigno. Le montagne circostanti a Livigno con delle nuvole molto basse. Enrico con... Da qui parte il sentiero delle sorgenti dell'Adda, di 4 ore di lunghezza di 10 km. Il ponte è a metà del sentiero. Enrico e papà sul torrente del Sol. Dirupi paurosi sul torrente sempre del Sol. La giornata è calda. Ci si rinfresca. Si cerca di attraversare il torrente del Sol. Enrico e Serena sul sentiero che porterà i nostri eroi alle sorgenti dell'Adda. Enrico, Serena e la mamma sul sentiero che porterà alle sorgenti dell'Adda. Dopo un faticoso sentiero si mangia salsicce, crostini e polenta. La mamma con i funghi. Enrico, soprannominato il ragionier Filini, in fase di caduta. Enrico in bici in Val Federia. La mamma in bici in Val Federia. Un percorso della Val Federia è molto tecnico. Enrico a Livigno. Enrico e Serena con molte stelle alpine. Papà vicino alla libreria religiosa cattolica. Le stelle alpine. Sempre le stelle alpine. Enrico davanti all'hotel di Livigno. Papà davanti all'hotel Spol. Enrico in bici a Livigno. Enrico legge sdraiato. Enrico che legge sdraiato. Il sentiero che porterà i nostri eroi alla parè con lo sfondo della città di Livigno.
sempre il sentiero che porterà i nostri eroi alla pare. La mamma e papà si riposano Enrico, Serena e la mamma con lo sfondo del lago del Gallo. Il lago del Gallo. La parete. La mamma seduta su un masso alla parete con lo sfondo del Monte Motto. Enrico al Livigno. Enrico in bici, Enrico sulla pista ciclabile che porterà i nostri eroi al lago. Enrico con lo sfondo della pare. Enrico dentro la città di Livigno. Enrico, la mamma e Serena sullo Stelvio. Papà sullo Stelvio. Enrico e Serena con lo sfondo delle cascate dello Stelvio e i suoi 37 tornanti. La mamma e papà si baciano sullo Stelvio al 23esimo tornante. Una caffettiera e due verge, una coppia piuttosto strana. Papà, mamma e Serena si riposano in Val Federia. Enrico vicino al torrente Sumeri. Un fungo. I molti alberi del paesaggio di Livigno. La mamma e Serena si passano i funghi. Serena in testa al gruppo. Enrico che legge fra gli alberi, una cosa piuttosto insolita. Enrico legge la squadra primavera. Serena vicino al torrente Babilonesi. Serena sul torrente Babilonesi. Enrico e la mamma che salgono in Val Federia. Enrico legge la squadra primavera. Enrico dopo aver mangiato un panino al prosciutto. Enrico legge la cartina con lo sfondo alle acque solforose. Il torrente Ittiti. Enrico e la mamma si riposano sul torrente degli Assiri. Il torrente degli Egizi. La mamma, Serena e Enrico cercano di attraversare il torrente degli Ebrei. Enrico fra due massi. La mamma è Enrico. Enrico sul sentiero. Enrico sul sentiero che porterà i nostri amici al Monte Motto.
Serena e Enrico comodamente seduti. Serena. Enrico. Papà con lo sfondo del Monte Motto. Enrico e la mamma al lago della Valle Alpisella.